si sono distinte nel loro impegno per il territorio. Arte, moda, storia, quella nobiliare di Conversano, eccellenze di Puglia sfilano tra le preziose tele di Paolo Finoglio nella Pinacoteca Conversano per la notte di Sibilla, omaggio alla figlia di Goffredo d'Altavilla, primo conte di Conversano, nobildonna colta, faro della cultura in una società medievale patriarcale. Evento presentato dalla giornalista del TG Norba, Daniela Mazzacane, organizzato dall'associazione Four Season Eventi. In passella creazioni sartoriali di note firme, come quella di Roberto Guarducci e stilisti emergenti. Valore aggiunto il loro per il nostro territorio, cresciuto grazie e soprattutto a chi continua ad impegnarsi per valorizzarlo. Di cui il premio Four Season, consegnato a personalità eccellenti, a partire dal presidente del gruppo Norba e presidente dell'associazione di emittenti locali Alpi, l'ingegner Luca Montrone. Come associazione ci siamo sempre mossi per il pluralismo e la crescita. La crescita in Italia è affidata alle piccole e medie aziende e la crescita delle piccole e medie aziende dipende dalla pubblicità dei media locali. Se attraverso quella pubblicità si vende di più quel prodotto, più consumi di quel prodotto, più produzione. Dove pagano le tasse le piccole e medie aziende? In Italia. Più produzione significa anche più occupazione. Tra gli altri premiati il senatore Antonio Coppi, dell'omonima casa vinicola di Turi, conosciuta in tutto il mondo, e poi il presidente nazionale VILT, Francesco Schittulli, il medico delle donne. Le donne sono il fulcro della nostra vita. Io ho dedicato tutta la mia vita a loro perché sono state delle maestre di vita. Attraverso la loro sofferenza ho capito tante cose, soprattutto il valore dell'amore. Gli uomini e le donne che fanno...